L'altra cosa che colpisce è che chiunque giochi, perché tu hai detto giustamente, parliamo delle essenze importanti, chiunque gioca, il Parma gioca in un certo modo e fa un certo tipo di gioco a prescindere. Sì, io credo che abbiamo iniziato un percorso sin da ritiro, no? E la soddisfazione di un allenatore è vedere magari lì dove ci può essere una difficoltà, lì dove ci può essere la sfortuna di fare un giocatore come Giardino, vedere un ragazzo che ha delle qualità enormi come Mattia Stoccati, che stasera si è tolto delle soddisfazioni perché è stato decisivo pure entrando dalla panchina. Quindi credo che la soddisfazione maggiore è appunto quello che gioca a meno, che quando vengono chiamati in causa dimostrano di essere all'altezza, come sta dimostrando Del Marco, come stanno dimostrando anche altri giocatori. Ma questo sta a significare che questo gruppo come squadra sta crescendo molto e per un allenatore è molto importante, indipendentemente dai valori tecnici in quanto altro. Nel momento in cui tutti quanti sposano una causa, penso che sia più facile raggiungere l'obiettivo. Sì, ciao, buonasera. Ti faccio i complimenti perché credo che per un calcio meglio di così sia difficile. E, siamo stremati noi, immagino te. Ma nella bellezza della partita, a me una cosa che ha impressionato molto è stata su due. Primo, che non pensavo che nel secondo tempo la squadra, dopo aver giocato il primo a un ritmo pazzesco, se continuare a leggere a livello di lucidità, di organizzazione, di capacità di stare in campo. E secondo, avete fatto la partita e quando la Roma cominciava ad attaccare, tutti i due giocatori recuperavano subito la posizione in campo, coprendo tutti i passaggi. Questi sono particolari che secondo me denotano una pazzesca del lavoro. Sì, devo dire che se si pensa che con me sta rientrando in fortuna, ma tutta la partita sta a significare che sicuramente questi ragazzi lavorano meno. Il fatto di poter giocare con un sistema di gioco con tre attaccanti lo posso fare perché comunque nel reparto offensivo ci sono giocatori che si sacrificano perché lavorano molto anche nella fase difensiva, perché lo stesso con me c'è una struttura molto grande. E nonostante questo partecipa molto, no? nella fase di insieme. Ma lo stesso Kulusevski che mi permette appunto di utilizzare questo sistema di gioco dove possiamo essere molto pericolosi quando andiamo alla palla, perché andiamo a occupare delle posizioni con più giocatori, ma soprattutto lo permettono anche nella fase difensiva perché se noi a difendere e a tenere la squadra corta, quindi questo è molto importante. E devo dire però che il miglioramento c'è stato anche sul baricentro, no? Questa squadra è brava a rimanere compatta, ma non più bassa come magari in passato, ma anche in zona di campo fuori. Un'altra cosa che a me personalmente ha colpito è la squadra che ha dovuto bene, però il reparto di mediana a paragone del reparto del centrocampo dell'avversario. A un certo punto Pastore non riusciva più a prendere palle, doveva tornare indietro perché non riusciva più a. Proprio ma conferma del fatto che in quella zona siete stati veramente. No, loro fanno delle rotazioni come ho anticipato ieri, dove i mancini da Milano si abbassano la costruzione a terra da centrale a terza di destra e Pastore occupa la sua posizione centrale. Quindi è chiaro che poi è un movimento che inizialmente magari si può prendere, si può perdere il riferimento, non farlo per il play, perché stasera. Lì si deve occupare il pastore della spezzatura, nel momento in cui si abbassa molto, magari non lo si va a prendere nell'immediato, bisogna essere bravi nell'assorbirlo nel momento in cui viene sopra. I ragazzi hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, indipendentemente dal sistema di gioco, indipendentemente da quello che noi proviamo durante la settimana, che può essere un vantaggio, può essere un aiuto, quello che conta è l'interpretazione di vincere ogni singolo duello. Devo dire che la partita si è vinta non per la preparazione, per il sistema di gioco, ma per come loro hanno interpretato la partita. Ieri hai detto questa squadra si esalta nelle difficoltà. Oggi quando è uscito Giovinio cosa hai pensato? Ecco la difficoltà della domenica. No, devo dire, il dispiacere per Gervinio, devo dire che è chiaro, al momento dove mancano gli attaccanti, mi dispiace, ma spero, ero fiducioso sul fatto che Mattia avesse fatto una grande gara. Quando in passato lo nominavo e tra i dubbi di formazione che poteva partire da Vince, perché io vedo gli allenamenti, quindi so come i ragazzi si allenano e so quello che mi possono dare.
credo che Mattia delle potenzialità enormi, ma è un ragazzo che ci sto lavorando già ancora dall'anno scorso, quindi per me è un motivo di orgoglio, ma la felicità mia e soprattutto perché ha determinato lui, quindi stasera si può rivedere uno spazio importante, perché credo che sta lavorando a più di un anno per avere, se possibile, per passare la strada come questa. Scusa, un problemino, un problema di squadra, se devo tirare per il cambio. Sì, che storia, perché non ho sentito con una fitta la porta, quindi mi auguro che si sia fermato in tempo. Riccardo Campi, invece. Riccardo Campi, sì, buonasera. Tanto complimenti per la prestazione perché veramente è stata impressionante. L'aveva studiata a perfezione, ho visto anche sui calci piazzati, insomma, tante cose. Quello che volevo capire è, lei ha visto la Roma, ha immaginato anche che la Roma fosse un pochino stanca, avendo giocato giovedì in Germania, e quindi ha provato a chiudere effettivamente bene tutte le linee di passaggio, ma senza mai rinunciare poi ad andare a colpire, perché insomma l'avete fatto praticamente per tutta la partita. È chiaro che una squadra forte e che comunque ha fatto una partita dove hanno speso molto, no? E poi analizza la formazione, era normale che nel finale potessimo vendere di più noi, e quindi quello che dovevamo essere bravi è cercare di tenere una partita di equilibrio il più tempo possibile, perché è fisiologico che magari sotto l'aspetto fisico potevamo pagare questo turno in fase settimanale della Europa League. Però se vado ad analizzare anche il primo tempo, penso che alcune circostanze più clamorose le abbiamo avute noi, dove il Giardino a due o tre situazioni poteva determinare di più, e quindi nel complesso della gara dovevano essere bravi a leggere i momenti della partita, perché è una squadra molto brava nel possesso palla, perché ha molta qualità, e quindi saper leggere quando fare una fase d'attesa o magari quando danno la possibilità di andare a pressare altri. A differenza delle altre volte, c'è da considerare che c'è un portiere che gioca con loro e con i piedi, è molto bravo, quindi non sempre ti permette l'aggressione finale sul portiere. E devo dire che nella lettura i ragazzi sono stati molto bravi. È chiaro che ci aspettavamo, mi aspettavo che potessero calare un po' in finale, ma dovuto sicuramente alla partita e al viaggio che abbiamo fatto in settimana. Grazie a tutti. Buonasera.